credete che tutto non sia mai uguale. È importante che il frutto abbia sapore. Cari amici di Overture, bentornati e ovviamente per questa settimana, come vi abbiamo già promesso, siamo di nuovo in questa vallata, immersi in questo fascino. Questa è una vallata che si esprime attraverso i suoi colori, la sua fantasia di paesaggio, il territorio, questa leggera brezza, insomma la sua straordinarietà. Stiamo parlando della Val d'Orcia. Alle mie spalle vedete la cittadina di Pienza. Proprio da qua iniziamo anche oggi il nostro viaggio verso le eccellenze non solo enogastronomiche, ma anche eccellenze ricettive. Andiamo a conoscere alcune strutture che hanno una loro storia, un loro fantastico essere presenti proprio in questo territorio. Quindi seguitemi, andiamo a conoscere un podere davvero caratteristico. Stavo ammirando proprio il fascino di questo podere. Vedete alle mie spalle una struttura, pensate, che risale originariamente al 1800, e qua incontro proprio Marco. Marco, benvenuto. Buongiorno Enrico, buongiorno. Grazie per averci aperto le porte di questa meravigliosa dimensione. Grazie a voi, grazie a voi. Quindi qua siamo nel cuore proprio della Val d'Orcia, qui si respira. Proprio. Sì, qui siamo proprio al centro del Parco Naturale UNESCO della Val d'Orcia. E i paesaggi, come avete visto, sono paesaggi meravigliosi, incantati, e quindi niente. Qui siamo un po' avvolti, quasi
devo dire, protetti da queste meravigliose piante. Abbiamo gli olivi, insomma, e poi tutta una serie di coltivazioni, anche perché tu sei proprio anche azienda agricola. Sì, noi abbiamo l'azienda agricola insieme a mio fratello e mio cugino. Io e mio fratello ci occupiamo della tutta la parte agrituristica e mio cugino pensa all'attività agricola. Seminiamo grani, trifogli, abbiamo gli olivi, una piccola vigna. E è meraviglioso quasi. Tutti ingredienti per un ottimo relax. A proposito di relax, insomma, questa ce lo dimostra, questa struttura. Sì, questa è una struttura bellissima e le sue origini, come dicevi te prima, risalgono al 1800. Poi l'abbiamo restaurata circa 16 anni fa insieme a mio fratello, perché abbiamo anche un'impresa edile noi, e adesso siamo molto contenti, lavoriamo con ospiti che arrivano da tutto il mondo. Tutto il mondo, veramente. Una struttura internazionale. Sì, anche vero. Perché da qua gli ospiti o comunque i viaggiatori, i pellegrini hanno possibilità di viaggiare ulteriormente, di conoscere il territorio, di andare a fare delle escursioni bellissime. Sì, abbiamo qua vicino Bagno Vignoni, Montalcino, Montepulciano, e quindi sì, questo territorio ci si può rilassare per fare delle semplici passeggiate in bici. Per rilassarsi è fantastico. Questa, appunto, dicevamo che è una struttura dal 1800 adeguatamente ristrutturata e adesso offre una serie di comfort poi. Sì, abbiamo tutti degli appartamenti con cucina dove gli ospiti, ecco, riescono a trascorrere i propri giorni di vacanza in pieno relax e autonomia, sì. Ecco qua, poi fra l'altro, Marco, c'è un'altra grande attrattiva, oltre all'attrattiva naturale, che è questa dimensione, che ripeto ancora, straordinaria. L'attrattiva che è una pozza, la chiamerei quasi pozza, un pozzo, una pozza d'acqua, ma è una... un pozzo d'acqua particolare, un laghetto particolare in questo caso. Sì, abbiamo qui di fronte a noi il laghetto che viene soprannominato qui il laghetto dell'acqua puzzola, che ha origini lontanissime. Quindi mi consigli di andarci? Perché sì, già il nome non promette bene. Consiglio di andare a vederla perché è una cosa veramente unica, sì. È davvero bella, quindi seguitemi. Grazie Marco, in bocca al lupo davvero per tutto. Grazie, grazie, grazie a te Enrico. Viva la Valdorcia. Viva, viva. Andiamo all'acqua puzzola. Viva. Ed ecco qua, questa è l'acqua puzzola, che è una grande mofeta a pochi passi da Pienza. Le mofete sono manifestazioni gassose caratterizzate essenzialmente da anidride carbonica, ma talvolta anche accompagnate da metano o da altri gas. La mofeta acqua puzzola, che è quella che stiamo vedendo, ha un diametro, pensate, di 10 metri. Il fenomeno di quest'acqua che sembra bollire ma che in realtà è soltanto tiepida e che emana un deciso odore di zolfo ha origini fin dall'antichità. Pensate che i primi manoscritti risalgono al 1332 e sono proprio della Repubblica di Siena. L'acqua è stata utilizzata non per scopi medicamentosi ma solo per curare malattie cutanee del bestiame e degli animali. Obiettivo sarebbe quello di rivalutarla come acqua termale, caratterizzandola poi di tutti quei benefici che l'acqua termale può avere anche sul corpo umano.
la provincia di Siena ci regala davvero tante emozioni per il suo paesaggio, il suo territorio, la sua arte e la sua storia. E ci siamo fatti qualche chilometro da Pienza a Monteroni d'Arbia, vicinissimo a Siena. Siamo proprio nel punto strategico delle suggestive creti senesi e ci siamo soffermati in una realtà, in una dimensione naturale, storica, davvero affascinante, dove qua ogni metro che percorro profuma e sa di storia. Siamo proprio al castello di San Fabiano e chi meglio dell'architetto Fiorentino Fiorentini ci può parlare e narrare della storia, della vita di questa struttura dal passato ai giorni d'oggi. Quindi vado proprio ad incontrare l'architetto a farmi raccontare per voi qualche pillola e anche qualche aneddoto. Il castello di San Fabiano oggi è in fondo quello che se ne vede e si vede una fattoria fortificata. L'immagine del castello è ben lungi da quella abituale. E lo è stato nel termine senese che spesso, soprattutto qui nella parte sud di quello che era la Repubblica Senese, i castelli erano dei villaggi fortificati con cinte di mura. Poi su queste cinte di mura negli anni si è venuto a costruire quello che è stata poi una residenza di una grossa famiglia senese che lo ha tenuto per 500 anni, Forte Guerri, e quindi ci hanno costruito. E in più poi invece il maschio, cioè la grande torre, che è venuta successivamente nel 1400, con l'avvento di tutta una serie di editti senesi per poter costruire una catena di torri che portasse il segnale da Radicofani a Siena. Successivamente all'operazione militare di Ladislao II, re di Napoli, che venne su con le sue armate e rubò tutto il grano di Cuna, che è il grande granaio fortificato dall'altra parte del fiume, e fuggì all'insaputa dei senesi, cioè quando i senesi lo vennero a sapere lui ormai era troppo lontano per essere una bella operazione che portò loro a costruire queste. Quindi oggi San Fabiano è, diciamo, un misto di tutto questo, e in più ha anche un'altra cosa che è molto particolare. E che nell'Ottocento la moda portava sì che tutte queste campagne, queste case di campagna dovevano diventare dei palazzi. E così iniziò il Tommaso Forteguerri, ultimo proprietario della famiglia, a possedere questo, poi malauguratamente per lui morto di spagnola, prigioniero di guerra nel 1916. Non riuscì a concludere il suo progetto, per cui San Fabiano ha una parte ottocentesca molto evidente e tutto il resto invece con questa architettura direi medioevale, molto campagnola, insomma, molto nei termini, insomma, senza simmetrie, con apro una finestra dove mi serve, non sto a guardare se è in linea con le altre, non mi interessa, se mi serve lì la apro. Ecco, con questo spirito si è costruito tutto il resto ed è stato mantenuto così, quindi è interessante. La chiesa di San Fabiano invece è, diciamo, è l'elemento storicamente più antico. L'abside della chiesa è un muro antichissimo. Il resto di quello che noi oggi vediamo come chiesina di San Fabiano fu edificata nel 1657 dal vescovo Forteguerri per sue necessità, e sicuramente riutilizzando parte di quella che era l'antica pieve
dell'867, come è stato riscontrato da un documento firmato dal conte Guinigi, in cui lui donava questa pieve al convento di Castelnuovo Berardenga. Pieve è una chiesa notoriamente con fonte battesimale, quindi se c'era nell'867 una fonte battesimale, voleva dire che intorno a questa pieve c'era un villaggio, c'era già qualcosa. Poi ovviamente da questo si passa al 1300, quando Siena decide di fortificare il paese, il villaggio di San Fabiano, e quindi lo trasforma in castello, ma è molti anni dopo. Di fronte alla chiesina c'era questo grande podere, che poi è stato demolito alla fine dell'Ottocento per creare un po' di spazi, anche perché l'azienda stessa, che si ingrandiva, aveva bisogno di spazi per far passare i carri, gli animali, eccetera. E però era stato mantenuto i fondi di questo podere e tramutati in questo edificio che era poi la stalla dei tori. Nel 2013, non avendo più le grandi estensioni di terra che mantenevano l'agricoltura a fatica, ma riusciva a mantenere il castello, non avendo più queste grandi estensioni, abbiamo deciso di iniziare una nuova attività. D'altro che l'immobile era stato acquistato con lo spirito di essere un luogo di ospitalità per gli amici dei miei genitori, per la caccia e per tante cose, abbiamo detto: beh, in fondo questa è la sua particolarità, continuiamo a fare l'ospitalità come attività, e quindi abbiamo trasformato questa proprietà privata in una residenza d'epoca. La residenza d'epoca che ospita con servizio di B&B, ma anche viene utilizzata per matrimoni e per eventi, perché ci sono le scuderie, ci sono i granai, che sono molto consoni per queste attività, e anche per eventi artistici abbiamo avuto, e insomma cose importanti. Una piscina, una destinazione per anche per un momento di relax. Sì, esatto, esattamente così. Guardate che tramonto e che colori meravigliosi ci arrivano qua direttamente su Pienza. Adesso andiamo a gustare e a farvi conoscere delle eccellenze magnifiche enogastronomiche. Andiamo a conoscere queste che sono le eccellenze di una cucina straordinariamente tipica e genuina, da quei sapori davvero quelle tradizioni contadine di un tempo, oggi riprodotte con grande stile e amore per questa terra. Andiamo a conoscere la cucina di una ragazza, una giovane 29enne, lei si chiama Tabata. Pensate, a una struttura, una biostruttura, non bioagriturismo, e in un ristorante dove si possono gustare dei piatti davvero eccellenti, con delle materie prime squisite e di alta qualità. E diamo il benvenuto a Tabata. Buonasera, benvenuti a voi. Tabata, grazie per l'ospitalità. Qua siamo in casa dell'eccellenza, dove qua ogni prodotto, la genuinità fanno da padroni davvero.
Sì, noi ci teniamo appunto che i prodotti, le materie prime siano o prodotte da noi o comunque che siano rigorosamente della zona, allevati per esempio per la carne e formaggi prodotti in zona. Tutto nasce, credo, dal grande amore per il territorio. Sì, e soprattutto diciamo penso che anche da parte di chi viene a gustare diciamo i nostri piatti cerchi proprio questo, mangiare cose del territorio più tipiche possibili e soprattutto anche piatti che diciamo non si trovano neanche più nei ristoranti, ma i veri piatti che facevano le nonne. E a proposito di piatti veri, come dici tu, in questo appuntamento ne vedremo delle belle, scopriremo insieme poi i piatti che Tabata ci preparerà. Ma voi fate anche la pasta rigorosamente fatta, sì, in casa? La pasta, facciamo solo pasta fatta in casa e diciamo il nostro punto forte sono i pici. Allora, non puoi non farceli, eh? Certo, con piacere. Faccio vedere la pasta tipica di questa zona, anche la specialità del nostro ristorante, che sono i pici, che viene preparato con pochissimo uovo rispetto ad altri tipi di pasta, quindi ci va un solo uovo, un cucchiaio di olio, un bicchiere d'acqua e circa mezzo chilo di farina. Allora, si parte mettendo un uovo. Poi un cucchiaio di olio, di oliva, perché l'olio rende elastico l'impasto. Poi si inizia a sbattere, poi si aggiunge un bicchiere di acqua e poi la farina da circa mezzo chilo, però comunque va visto diciamo ad occhio. Perché se l'uovo è più grande o meno cambia anche un po' la quantità della farina. Questo qui è l'impasto classico dei pici, poi noi ogni tanto facciamo anche altre varianti con altri ingredienti dentro e vanno aggiunti diciamo prima della farina nell'impasto. Al momento che diventa un po' più duro si abbandona la forchetta e si inizia a lavorare con le mani. Più o meno poi come consistenza deve avere come l'impasto della pizza. Adesso che abbiamo raggiunto la giusta consistenza della pasta iniziamo a stenderla. La facciamo circa un centimetro. Diciamo questa oltre che la pasta tipica di questa zona è anche diciamo il punto che abbiamo cercato di valorizzare nel nostro ristorante, appunto perché non facciamo solo il classico impasto, però anche con ingredienti diversi come ad esempio il basilico, l'ortica, tanti ingredienti all'interno dell'impasto. E dopo che diciamo, l'abbiamo stesa più o meno a questo spessore, l'importante è infarinarla sotto perché non si attacchi e poi va messo un po' di olio di oliva sopra perché l'impasto non si asciughi e va coperto bene. L'importante è mettere l'olio sopra, come dicevo, perché altrimenti l'impasto si asciugherebbe e i pici non verrebbero bene. E adesso aspettiamo 5-10 minuti e poi iniziamo a farli. Dopo che abbiamo aspettato 5-10 minuti, iniziamo a tagliare la sfoglia a striscioline con l'aiuto o di una rotella, che è molto più pratico, oppure va bene anche con un coltello. Iniziamo a fare delle striscioline sottili, in questo modo. E poi prendiamo la pasta e iniziamo ad appicciarla, da qui il nome appunto della pasta.
Quando abbiamo fatto il picio lo passiamo nella farina di mais perché non si attacchi. Adesso sono pronti per essere conditi e qua abbiamo anche la sfoglia per fare le tagliatelle o le pappardelle, in questo caso le pappardelle. Ma questo è davvero il momento più emozionante che ci aspetta per noi, per chi ci guarda da casa, perché qui c'è tutta la tua creatività, il tuo amore, la tua passione per la cucina, per questo territorio che è la Val d'Orcia, insomma un territorio fantastico. Grazie. Allora, prima di parlare dei pici che ti abbiamo visto poi all'opera, prima inizierei proprio con dei salumi tipici del territorio. Sì, in particolare ho messo prosciutto, salame, capocollo e finocchiona. Che profumo poi! Siamo a Pienza, insomma non può mancare il buon pecorino. Sì, con le diciamo varie stagionature, sia al tartufo, al peperoncino, accompagnato anche da una marmellatina che prepariamo noi di peperoncino, un'arretante. Che bontà, poi tanti crostini misti, vedo. E poi arriviamo un po' al piatto must, insomma, del tuo ristorante, che sono i pici. Sì, diciamo, allora, come li abbiamo conditi abbiamo oggi? Preparati. Questo qua è fatto con un ragù bianco di Cintasenese, che è una delle razze tipiche di maiale di questa zona. Quello là è all'aglione, sempre prodotto con appunto l'aglione che è tipico di queste zone. Quello alle briciole, che è un piatto povero che veniva fatto. Briciole di pane proprio? Sì, semplicemente briciole di pane, olio e sale, semplicissimo. La tradizione che spicca. Poi abbiamo l'altro, vedo dei bellissimi pomodorini. Sì, invece l'altro è uno dei, diciamo, degli impasti particolari che prepariamo, nello specifico quello al basilico condito con pomodorini leggermente piccanti. Straordinario, per gli amanti del cinghiale ci abbiamo pensato bene e abbiamo realizzato questo. Sì, abbiamo realizzato le pappardelle proprio fatte con il ragù di cinghiale, anch'esso di zona. E poi andiamo, buttiamoci proprio nella carne squisita. E quello, diciamo, è un filetto fatto con le teste di porcino, la fiorentina e la tagliata fatta con aceto balsamico, pepe verde, rosa e rosmarino. Sento profumo anche di olio buono, qua. Sì, perché noi per preparare i nostri piatti utilizziamo solamente olio prodotto da noi. A proposito di produzione, tu sei molto attenta anche per l'area agriturismo al bio. Sì, infatti la nostra azienda agricola è già biologica e ci teniamo appunto a questa cosa. È fondamentale, questo è proprio necessario oggi. E ovviamente siamo tutti abituati nell'arco del mese a partecipare ad alcuni eventi che si chiamano Giro Pizza. Qua non facciamo finalmente il Giro Pizza, ma facciamo qualcosa di più concreto, ancora più bello. Sì, facciamo appunto il giro pici, perché almeno così c'è la possibilità di far assaggiare alle persone tanti gusti sia di condimenti che di impasti di pici diversi. Viva i pici, ma è viva anche la pappa al pomodoro. Eh sì, e poi diciamo noi la facciamo con la ricetta che usava anche mia nonna, quindi con pomodori freschi e olio nostro. Ingredienti genuini al massimo. Io farei un saluto anche ai tuoi genitori, che insomma siete un bel team poi, no? Sì, essendo diciamo un'attività solamente a conduzione familiare. Grazie davvero, tutto è stato straordinario. Grazie davvero, un grande bocca al lupo per te, per la tua attività, per questi piatti che non potete dire di non venire qua a degustarli. Ma che bontà, Val d'Orcia, Pienza, Pici, l'eccellenza assoluta. E con questo noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento con Overture, quindi con le nostre avventure, i nostri viaggi sull'enogastronomia, il territorio, la bellezza dei nostri paesaggi, la settimana prossima. Mi raccomando, seguiteci sempre sui nostri social, Instagram e Facebook. Che vi devo dire? Buon appetito!